Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ieri 16 settembre 2020 GoPro ha rilasciato la Hero 9, quindi questa nuova fotocamera o action cam di nuova generazione per quanto riguarda GoPro, di nuova generazione perché è andata un po' oltre a quello che erano i suoi standard, veramente poco evolutivi da un anno all'altro, mentre questa volta si è evoluta secondo me in maniera importante, però a mio avviso non è l'action cam da acquistare, o meglio, io personalmente non acquisterei una GoPro Hero 9 quando sul mercato c'è lei, la Insta 360 One Air. Avendo una scelta del genere, secondo me GoPro passa in secondo piano. Poi non sto parlando di qualità o meno rispetto a GoPro, non sto dicendo che Insta 360 abbia una qualità superiore a livello video di stabilizzazione rispetto a GoPro, non sto dicendo questo, assolutamente no, ma proprio di utilità, nel senso che Insta 360 One Air ci dà le stesse caratteristiche a livello di ingombro e tipologia di action cam, però ci dà veramente un qualcosa in più rispetto a un action cam classica come può essere una GoPro. Io già un po' di mesi che la utilizzo, l'ho sempre super valutata, nel senso che l'ho portata sempre sul canale in varie situazioni, anche su droni FPV dove normalmente si usa una GoPro, l'ho portata nei vari vlog in cui faccio l'intro magari prima di far volare i droni, con tutte le sue varie feature che secondo me sono spettacolari, e poi l'ho portata anche sul canale per far vedere come era possibile comandare questa action cam con un Apple Watch e come utilizzare, per chi già li ha, gli AirPods, cioè le cuffiette della Apple, come microfono per questa Insta 360 One Air. Con queste c'era un po' di problema di audio, non rimaneva un audio perfetto, ma con l'ultimo aggiornamento rilasciato circa due giorni fa da Insta 360 One Air anche quel problema è risolto, quindi l'audio trasmesso da queste AirPods è diventato un audio davvero davvero buono. Quindi ragazzi, vi stavo dicendo perché io vi consiglio questa. Allora, partiamo dal presupposto che a me non l'ha regalata nessuno, l'ho acquistata, quindi quello che io vi dico è quello che penso, perché l'ho acquistata e penso che valga davvero tanto, quindi non è che me l'hanno regalata e ne devo parlare bene. Questa l'ho acquistata con i miei soldi, quindi ne parlo bene perché è veramente un prodotto che merita davvero tanto. Uno, per l'innovazione, perché come sapete ormai tutti l'innovazione è stata nel fatto di essere un prodotto componibile, quindi è fatto di tre pezzi e non un prodotto unico, quindi questa innovazione di avere un prodotto che è scomponibile, ricomponibile e comunque è impermeabile fino a 5 metri nella sua scomponibilità, secondo me geniale e anche davvero davvero tanto innovativo. Poi il prezzo. Allora, GoPro ha lanciato la sua nuova action cam ad un prezzo di 470 euro, quindi la GoPro Hero 9 attualmente costa 470 euro, ed è un prezzo che secondo me è davvero tanto per essere un prodotto sì nuovo, ma non con caratteristiche e comunque incredibili. Non è che abbia portato l'innovazione assoluta, ha portato innovazione per quello che era diciamo la sua abitudine a livello di innovamento, che era abbastanza scarso. Qua invece si è rinnovata in maniera un po' più decisa, ma non ha portato niente di veramente eclatante, mentre secondo me Insta 360 One Air è qualcosa di veramente innovativo, perché comunque, tornando a parlare di prezzo, parliamo di un prodotto che con il modulo 4K classico, che è questo, quindi quello che diciamo potrebbe essere montato su una GoPro per intenderci, costa 350 euro circa, quindi 350 euro abbiamo già questa action cam pronta ad essere utilizzata. Ma se volessimo, come ho fatto io, acquistare la versione twin, cioè quella con due lenti, abbiamo la versione 4K e incluso abbiamo anche il modulo 360, che rende questa action cam davvero incredibile, perché come ormai tutti sanno, Insta 360 nei moduli a 360 gradi è imbattibile, il numero uno assoluto, sia come qualità video sia come software di gestione video in post produzione. Quindi tutte queste cose messe assieme ci danno un action cam con 460 euro, ci danno un action cam molto più a 360 gradi, ma non solo a 360 gradi perché c'è un modulo a 360 gradi, proprio come
utilizzi, cioè diventa un action cam super duttile in qualsiasi situazione. E in più, se andiamo a pensare che i moduli si possono acquistare anche dopo, quindi non è che bisogna acquistarli per forza tutti all'inizio o acquistare la versione, ovviamente acquistando la versione con già due moduli si risparmia, però uno può acquistarli dopo. Tipo io vorrei acquistare prossimamente il modulo a un pollice, perché come sapete Insta360 One Air ha anche il modulo a un pollice che registra in 5K e ha questo modulo con un sensore ad un pollice che veramente gli dà una marcia in più rispetto a tutte le sue avversarie. La versione col modulo a un pollice, o meglio la versione che ha incluso solo il modulo a un pollice, costa intorno ai 500 euro, mentre se vogliamo acquistare solo il modulo a un pollice possiamo acquistarlo intorno ai 300 euro. Le cifre sono più o meno queste, poi variano in base al momento o alle offerte, però il succo di tutto è proprio la duttilità, che vedete ognuno può utilizzarla e modificarla e acquistare i componenti per renderla più adatta alle sue esigenze. Quindi chi la vuole veramente con una qualità fotografica e video pazzesca prenderà quella col sensore a un pollice, chi la vuole un po' più classica 4K e chi vuole avere classica e 360 per gli utilizzi in certe situazioni, 360 secondo me è fantastico, perché comunque con gli effetti dati dall'applicazione di Insta che ci dà in maniera semplice, cioè la cosa bella di Insta nel modulo 360 che ci dà la possibilità di avere gli effetti a 360 gradi praticamente in maniera non semplice. Di più, dall'applicazione del telefono carichiamo il video che abbiamo fatto facendolo come ci viene detto di farlo per ottenere quell'effetto, in un attimo l'applicazione e l'algoritmo dell'applicazione Insta360 fa tutto da solo, quindi veramente è incredibile. E poi gli accessori, Insta360 ci dà gli accessori nel modulo a 360 gradi, possiamo avere le lenti protettive, perché ovviamente se la usiamo come action cam rischiamo di danneggiare le lenti e comunque buttare via soldi, e in questo caso abbiamo le lenti protettive da mettere apposta per il modulo a 360 gradi, che poi viene annullato, il bordo nero viene annullato in automatico dall'applicazione, perché ci andremo a selezionare che abbiamo utilizzato il coprilente, quindi in automatico verrà eliminata la parte che andrebbe a vedersi nera all'interno del video. E poi gli accessori super utili, tipo vabbè, questo è già incluso ovviamente, classico case con attacco GoPro che è incluso ovviamente in qualsiasi delle versioni andiate a comprare. E poi il bastone Bullet Time, che è un bastone selfie e ci permette, allungandolo e montando il manico sempre incluso insieme al bastone, che diventa anche un cavalletto, ci permette di utilizzarlo sia come bullet time, quindi questo bastone che gira sopra di noi e ci crea questo effetto fantastico che ho usato in un sacco di video come intro dei miei video vlog quando vado a far volare il drone, perché secondo me è fantastico ed è facilissimo da utilizzare. Una volta che avete il bastone potete farlo. Poi comunque è un bastone per qualsiasi utilizzo, perché può essere un bastone selfie, un bastone da utilizzare come prolunga, come cavalletto per intenderci, perché comunque lui è in tre piedi e tac, cavalletto. Quindi anche gli accessori aggiungono funzioni a questa action cam, che secondo me è davvero incredibile. E poi un'altra cosa di semplice utilizzo è l'ingresso audio, cioè ovviamente questa action cam ha un ingresso audio con i suoi microfoni che poi con l'ultimo aggiornamento sono migliorati ulteriormente, o meglio l'audio è migliorato ulteriormente con l'ultimo aggiornamento, e la possibilità, utilizzando questo piccolo accessorietto, cioè questo piccolo oggettino con presa type C e jack da 3,5 dietro, potremo andare a collegare i nostri microfoni esterni a questa fotocamera, oltre ovviamente ad utilizzare, come vi ho detto prima, le AirPod come microfono. Quindi secondo me una fotocamera che risulta non a 360 gradi ma di più. E quindi ragazzi, quello che vi voglio dire è proprio questo, la diciamo duttilità e le molteplici funzioni date da questa fotocamera e l'innovazione che ha portato questa fotocamera rispetto a quello che ha fatto GoPro in questo caso, che sì, si è innovata o rinnovata rispetto a quello che ha sempre fatto, rispetto a quello che erano i suoi prodotti in precedenza, in cui era secondo me un po' indietro, invece qua comunque si è aggiornati in maniera importante. Ma per il mio modesto parere, ragazzi, qua parliamo di un prodotto che
è davvero innovativo e ci dà veramente un qualcosa in più. E a parità di soldi io le spenderei verso Insta 360 One Air. E come vi ho detto ragazzi, io queste l'ho acquistata, non me l'hanno regalata. Secondo me è importante sottolineare questa cosa, perché tanti ne parlano bene magari perché comunque gliel'hanno data e ne devono parlare bene. Io no, ne parlo bene perché l'ho acquistata e sono contento di averla acquistata. E quando un prodotto lo trovo valido, ho speso soldi e lo trovo valido, ci tengo a dare il mio parere appunto per un prodotto che davvero merita davvero tanto. Poi come vi ho detto prima, sui droni FPV io lo sto utilizzando e secondo me merita tanto anche da quel punto di vista, perché poi con la possibilità che abbiamo di utilizzare sia come action cam classica, quindi la fotocamera registrerà un file MP4 classico, soprattutto adesso con l'ultimo aggiornamento è anche stabilizzato già dall'action cam, mentre prima per avere la stabilizzazione avremmo dovuto sempre fare un passaggio in più con il suo programma gratuito che c'è sia per Windows che per Mac, perché era un file grezzo che poi veniva elaborato da questo software in cui potevamo andare a selezionare varie opzioni. Adesso il file è in MP4, però possiamo ancora utilizzare anche il suo software dedicato, che secondo me è fantastico perché ci permette di andare a modificare cose che magari non abbiamo scelto in precedenza, tipo il campo visivo, che visto che questa fotocamera ci permette 4 campi visivi, potremmo sceglierli dopo, quindi noi registriamo, poi dopo quando abbiamo già il video fatto potremmo scegliere se avere un campo visivo con diciamo un angolo ampio, un angolo lineare, quindi andare a scegliere le varie possibilità dopo quando abbiamo già fatto il video, non dobbiamo sceglierlo prima e poi dopo non avere più la possibilità di dire a cavolo era meglio che mettevo l'altro campo visivo. Qua possiamo modificarlo anche dopo nel caso scegliessimo la possibilità di modificare con il suo software poi in post produzione. Che poi ragazzi è un software semplicissimo, però ci permette davvero tanto. Poi ovviamente con il modulo 360 bisogna utilizzarlo per forza, che sia quello del telefono o che sia quello del PC, però con il modulo 360 va utilizzato per forza un software esterno per la gestione di un file che non è un file tra virgolette standard. Quindi ragazzi, spero di non aver chiacchierato troppo, spero di essere stato chiaro, spero di avervi spiegato perché Insta 360 One Air secondo me ha un qualcosa di più rispetto a GoPro, e non parlo ragazzi né di qualità video, né di qualità di materiali, né di qualità in generale, parlo proprio di duttilità e di quello che ci viene dato proprio a livello di utilizzi molteplici dati da questa Action Cam Insta 360 One Air. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie opinioni e le mie diciamo impressioni dopo mesi di utilizzo di questa Insta 360 One Air vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!